Volevo chiedere a Mimmo De Padova, capiamo che la situazione è difficile, che le risorse sono davvero poche, soprattutto che determinate azioni che in un primo momento parevano un successo stanno stentando a produrre effetti concreti. Intanto però c'è bisogno di trasporto, c'è domanda di trasporto, c'è la necessità di trasferirsi a Bari e questo deve essere al momento e sebbene per periodi di tempo che vanno individuati con precisione in base a quello che può essere lo sviluppo del nostro scalo, va garantito sicuramente un migliore collegamento verso l'aeroporto di Bari, verso l'aeroporto di Brindisi. Da Taranto oggi per arrivare all'aeroporto di Brindisi, correggetemi se sbaglio, ma navette non mi pare che ce ne siano, no. Ce ne sono invece per Bari. Ora, chiaramente io capisco che le navette possono sembrare anche un modo per evitare lo sviluppo dello scalo di Taranto, però al momento ce n'è bisogno. Sono dei privati che devono campare, perché io cito anche la blasonata ditta Oscar di servizi taxi, poveracci, quelli c'erano delle famiglie. Ho detto, io ci parlo con Oscar tutti i giorni, ho detto, Grevia, tu sei la nostra salvezza, perché noi anziché di impiegare l'usura e il tempo per andare a Bari, tramite la tua iniziativa andiamo a Taranto, impieghiamo meno tempo, diamo una qualità di servizio migliore e partiamo da Taranto, cioè queste famiglie devono pure campare. Diciamo che il discorso del servizio navetta punto punto per gli aeroporti di Bari e Brindisi non rientra nel core business di Aeroporti di Puglia, perché Aeroporti di Puglia vuole che tu devi andare col tuo mezzo a Bari e lasciare 20 euro al giorno ai parcheggi. Questo è il core business di Aeroporti di Puglia, è un core business giusto, ma noi non lo accettiamo perché noi abbiamo il nostro aeroporto a Taranto. Chiedo scusa per me. Ma c'è da dire anche questo, che sono in atto dei finanziamenti, addirittura si parla di 40 milioni, di 45 milioni per il famoso shuttle, cioè in pratica il collegamento ferroviario da Taranto, che mi fa ridere, cioè stanno tagliando tutto e poi faremo il collegamento ferroviario da Taranto per andare all'aeroporto di Bari, all'aeroporto di Brindisi. Qui ci sono tantissimi soldi, qui ci sono 40 milioni, 45 milioni. Quindi per andare a Roma i tarantini faranno prima prendere lo shuttle, arrivare a Bari e poi con l'aereo. Però a questo punto i tarantini pagano due volte, pagano, perché noi paghiamo già innanzitutto il biglietto low cost che viene pagato a Ryanair, esatto. Quindi noi come tarantini lo paghiamo. In più dobbiamo pagare i 50 euro, i 100 euro che servono andata e ritorno, quindi lo paghiamo due volte il biglietto. E non mi sembra una cosa giusta. Non ce ne accorgiamo. Ecco, ma perché io dicevo che quando Florido va a fare quegli accordi con il Grande Salento, lì c'è anche lo shuttle, i 40 milioni, 45 milioni di Bari. E attualmente quel progetto? Attualmente quel progetto pare stia andando avanti. Innanzitutto hanno fatto quello là di Bari, però i soldi ci sono, finanziamenti FAS dovrebbero arrivare, ci sono 40 milioni per questo collegamento shuttle ferroviario a Brindisi. Ripeto, a Taranto nulla. Quindi noi in pratica continueremo ad andare a Bari e Brindisi. E come diceva appunto Turi, questo fatto lo sentiremo più in là, cioè quando non avremo strutture. Sarà tutto quanto a Brindisi e Bari, che con tutto il rispetto per Brindisi, ma Brindisi è un paese rispetto a Taranto, e non mi sembra giusto. Certo, è quello che dicevo sostanzialmente prima, quando parlavo anche della promozione. La promozione la si fa per guardare, per ipotizzare un futuro migliore, per creare le condizioni per un futuro migliore.